Ma coi se e coi ma non si va da nessuna parte, dobbiamo vincere. Quindi, come dovevamo vincere la settimana scorsa, anche domani è una partita importante per la classifica, perché anche vedendo i risultati di ieri abbiamo la possibilità di staccarci da sotto e di attaccarci a quelle sopra. Però dipende solo da noi, dipende dalla partita che vogliamo fare. Oggi sono venuti anche un po' di tifosi a salutarci, quindi l'ambiente è positivo e quindi questo ci deve dare ancora una forza in più per poter vincere la partita di domani. Lo sappiamo, l'abbiamo detto anche dopo la partita di Piacenza, che comunque adesso bisogna tornare a vincere anche in casa per i punti, ma anche perché per i nostri tifosi che vengono comunque sempre in tanti, con grande passione, ci incitano sempre dal primo al 90esimo, quindi anche per loro hanno bisogno di delle soddisfazioni, di vederci vincere in campo, che servono a loro, ma servono soprattutto a noi. Ma è un'adrenalina positiva, non vedi l'ora che arrivi domani sera, perché sai che può essere un bivio importante per cambiare la stagione, però adesso non dobbiamo fasciarci troppo la testa, dobbiamo essere tranquilli, sereni, perché arrivare troppo carichi magari può portare a magari a avere altri problemi. Invece bisogna giocarci la nostra partita come abbiamo fatto altre volte, sapendo però che sono 3 punti che ci possono cambiare la stagione, quindi affrontarla al meglio come l'abbiamo affrontata a Piacenza, sapendo che comunque loro è una squadra che fa la propria partita, una squadra che gioca molto sulle seconde palle, quindi ci siamo allenati molto anche su questo tipo di gioco, però la partita la dobbiamo fare noi e quindi dipenderà solo da noi. Ma Esposito e Borini si sono allenati tutta la settimana, quindi sono arruolabili, non avranno sicuramente tanti minuti nelle gambe, però Esposito magari un po' di più rispetto alla settimana scorsa, che è stato un bene non averlo messo dentro, così non abbiamo rischiato niente. Verre dopo la partita domenica era un po' faticato, non l'ha ancora smaltita al massimo, adesso vediamo queste ultime ore come sta, però comunque è in dubbio perché veniva da tanti giorni dove non giocava, su un campo pesante, quindi ha sofferto un po' la fatica, vediamo domani se riesce a essere disponibile. Ma no, è un ragazzo che comunque ha vissuto un periodo particolare, gli siamo sempre stati vicini perché si è sempre allenato comunque da grande professionista, infatti si è fatto trovare pronto poi nella partita di domenica. È stato un abbraccio perché comunque sapevo che ci teneva a far vedere le sue qualità, aveva voglia di essere utile per la squadra, quindi insomma in questo periodo gli ho parlato parecchio, gli ho cercato di far capire un po' di cose, alla fine è stato un abbraccio naturale tra due persone che si stimano. Pazienza sarà fondamentale perché le partite le puoi vincere anche al 90esimo e quindi l'importante è essere sempre dentro la partita, stare dentro in qualsiasi cosa possa accadere, quindi l'importante è stare belli concentrati sapendo che le partite anche con un minimo di taglio si possono risolvere anche negli ultimi minuti, quindi massima concentrazione, determinazione, e anche perché queste partite, soprattutto in Serie B, basta poco per cambiarle e quindi devi stare attento a curare ogni minima cosa perché possono essere decisive per il risultato. Alla fine il modulo non è importante perché puoi giocare a 3, a 4, poi durante la partita comunque puoi impostare a 3, puoi impostare a 2. A livello di tattica i numeri non mi sono mai piaciuti, però l'impronta che abbiamo dato fin dall'inizio è sempre quella di cercare di giocare e poi di sviluppare un certo tipo di gioco che lo puoi fare sia a 3 che a 4, però in campo ormai riconoscono le situazioni, riconoscono gli spazi da occupare e quindi è quella la cosa più importante. Poi i moduli possono variare, ma le situazioni in campo che ormai riescono a capire sono cosa loro. Alvarez sta bene, sta molto meglio fisicamente, si è allenato bene questa settimana, ha voglia di giocare e credo che domani si possa iniziare dall'inizio. Il PC non ha ancora recuperato, era inutile rischiarlo lunedì per poi magari perderlo per il resto della stagione, quindi non sarà della partita, però credo che possa rientrare poi per quella successiva. Però
Ma l'ambiente sarà il solito perché non ci hanno mai fatto mancare il loro appoggio in qualsiasi partita, magari domani ancora di più, anche se è lunedì. Adesso è il momento di accelerare e, come abbiamo sempre fatto, abbiamo cercato di lavorare tutti insieme, squadra, tifosi, ambiente. Questo è il momento di ancora di più di stare tutti uniti, perché se la squadra vince i tifosi sono contenti e funziona tutto sempre meglio. Hanno già venduto un po' di biglietti sia per i paganti, ma anche le donne che entreranno gratis, no? E quindi anche per loro speriamo ci sia tanta gente a fare da cornice, ma poi importante il risultato finale, il resto è tutto di contorno. Se la squadra vince sono contenti tutti, quindi importante è solo fare i 3 punti. Ma no, sole no, dobbiamo essere lì con la testa bassa e lavorare. Sole lo vedremo tra un po', quando uscirà la primavera. Adesso siamo ancora alla fine dell'inverno e quindi dobbiamo stare con la testa bassa e lavorare e cercare di portare a casa più punti possibili.